Signore e signori, buonasera da Enrico Scatolini, dal Fadini di Giulianova, pomeriggio freddo, ventoso e anche piovoso per questo terzultimo appuntamento del campionato. Si attende il fischio d'inizio, è venuto in questo momento, ancora il Giulianova molto contratto nella propria area. Avanzano i tori biancorossi, lascia il pallone un difensore del Giulianova, la palla rimbalza sulla faccia esterna del palo. Vediamo perché ha perso il pallone, perché si infila, perché Ida che tira, vediamo che Ambrosini è arrivato con un attimo di ritardo. Ecco la ripartenza di biancorossa, al volo Ambrosini per Santoni, perché Ida la parte apposta, Santoni dribbla l'avversario, Santoni in area, Santoni rete. Bellissima azione di Santoni che è partito su una splendida apertura di Ambrosini, e poi ha bruciato sullo scatto l'avversario e poi è stato anche molto freddo nell'incrociare vittoriosamente il pallone con un preciso diagonale raso terra. Questo mi pare sia il quarto battuto, palo colpì ed era pareggiato il Giulianova con Iachini, la palla ha colpito l'interno del palo, un po' in ritardo Ferrara e Iachini sulla linea bianca non ha avuto difficoltà a segnare. Signore e signori, siete ricollegati con il Fadini, secondo tempo di Giulianova Maceratese, 1-1 il risultato dei primi 47 minuti di gioco. Ed ecco lo schema, vediamo, primo palo, è tirata ad anticipo, aveva dato quasi l'impressione ottica del gol quel pallonetto. Ottimo il lavoro di Lattanzi, grande cavaliere, botta di cavaliere che si è presentato con due tiri, prima su calcio di punizione, poi questo. Ecco il traversone ed è gol, deviazione di Santoni, ha deviato Santoni su questa palla dal calcio d'angolo battuta molto tesa da Borrelli e Santoni ha spizzato di testa ed ha infilato. Io mi rifiuto di commentare ancora le gesta arbitrali e finisce con questo bello spettacolo della terna arbitrale e soprattutto delle guardialinee Carloni di cui ho citato recentemente le prodezze. Allora la Maceratese espugna dopo l'Ancona il campo del Giulianova con la doppietta di Santoni.